Eccoci con Sveva Sport, buona domenica, ben ritrovati a tutti gli amici che ci seguono da casa. Siamo tornati alle domeniche tradizionali, ancora di più rispetto a quelle che ci hanno accompagnato sino ad una settimana fa, perché come sapete il campionato di Lega Pro adesso ha cambiato la sua programmazione e da dicembre sino a febbraio andrà in campo sempre il sabato, anche con qualche turno infrasettimanale e qualche posticipo del lunedì. Questo ovviamente ci permetterà di approfondire ancora meglio i temi del fine settimana e non più della domenica, quelli della giornata appunto di Lega Pro che si è disputata ieri. Cosa hanno detto? Hanno detto che la Fidelis Sandri ha conquistato la prima vittoria in trasferta di questa stagione, lo ha fatto sul campo del Fondi e con la Fidelis Sandria c'è un terzetto di formazioni pugliesi nel centro, nel gruppo, nella parte centrale della classifica. Le altre due sono il Monopoli e la Virtus Francavilla. Il Monopoli ha vinto il derby contro il Taranto, la Virtus Francavilla invece ha perso con la Juve Stabia, che è una delle capoliste di questo campionato, Juve Stabia che poi sarà avversaria martedì proprio sul campo della Fidelis Sandria, dicevo una delle capoliste, l'altra è il Lecce che però è crollato in casa con il Matera, mentre il Foggia ha rallentato a Reggio Calabria. Questa è la Lega Pro che già ha mandato in archivio il proprio turno e si proietta alla giornata di martedì. La domenica ha detto che nel campionato di Serie D continua questo testa a testa tra il Trastevere e il Gravina per le prime due posizioni, ma c'è anche da annotare la sconfitta del Manfredonia sul campo della Gelbison. E poi in eccellenza si prepara un turno infrasettimanale, quello di giovedì prossimo, con la sfida tra Bitonto e Cerignola, che oggi hanno vinto, il Bitonto a Vieste, il Cerignola in casa con il Molfetta, sono le prime due della classe. Rientra nella corsa playoff il Barletta che batte la Vigor Trani che a sua volta dopo la rivoluzione tecnica sta comunque provando a risalire la classifica che è sempre deficitaria. L'Unione Calcio Bisceglie invece cede all'Altamura in quello che potevamo definire e possiamo definire l'anticipo della finale della Coppa Italia dilettanti a livello regionale. Allora, sono tanti gli spunti sui quali discuteremo e vedremo anche le immagini. Lo faremo ovviamente con i nostri colleghi. Saluto Emanuele Lo Sappio, che adesso ritroviamo e non c'è neanche la nebbia. No, fortunatamente no, ma Non c'è buonasera. la nebbia come invece è accaduto un paio di Finalmente per domeniche. tutte le trasmissioni. Finalmente per tutte le Fino a domeniche. Non so se è fine. una buona notizia, ma finalmente per tutte le Sì. domeniche. Poi ritrovo con piacere Michele Zito, collega del Corriere dello Buonasera, buonasera. Sport. E saluto Gigi De Laurentiis, direttore sportivo che abbiamo già fatto esordire in occasione di Eccellenza di Puglia, ma per Sveva Sport è una primizia, lo ringrazio per la Buonasera. sua presenza. Saluto già Francesco Martucci, pronto in postazione. Non abbiamo, Francesco, anche con te, non avremo finalmente, non avremo soltanto collegamenti telefonici o diciamo appuntamenti di fortuna, definiamoli così, ma ritorniamo allo standard della nostra trasmissione. Allora, prima vittoria in trasferta di questa Fidelis Sandria in campionato, è arrivata ieri sul campo del Fondi, ha approfittato della superiorità numerica, ma resta il dato numerico, perché poi sono i numeri che nel calcio consentono di ragionare, Michele, e cioè questa, oltre ad essere la prima vittoria in trasferta, è l'ottavo risultato utile consecutivo. È la conferma, ne parleremo anche nel corso della trasmissione, ma è un primo flash che facciamo, è la conferma che l'abito tattico scelto da Favarin, cioè il famoso 3-5-2, ormai dà i suoi risultati. E, insomma, sta attraversando il suo miglior momento la Fidelis. Sì, diciamo che la vittoria in trasferta era un po' nell'aria, ecco, qualcuno l'aveva chiamata, sia il presidente sia lo stesso tecnico, anche i calciatori sapevano di avere il colpo in canna per poter vincere una gara fuori casa, hanno approfittato di un campo dove si sente poco il tifo dagli spalti, anche se il Fondi aveva la stessa striscia positiva della Fidelis Andria. È vero che l'Andria è stata un po' favorita
dall'espulsione, dal calcio di rigore e quindi dal pareggio e la successiva superiorità numerica, però dobbiamo anche dire che nel corso del primo tempo l'Andrea si è andata sotto dopo 4 minuti, però aveva tenuto il campo benissimo e soltanto per diciamo un pizzico di sfortuna non era riuscito a pareggiare, ha colpito nel corso della gara due traverse, ha avuto una serie innumerevole di palle gol non concretizzate, come diciamo è suo costume in questo periodo. L'Andria costruisce tanto, però è chiaramente una squadra molto diversa rispetto a quella che si era vista nei primi due mesi di questo campionato. Faccio un ping pong, nel senso che vado dall'altra parte del nostro tavolo, perché con Emanuele voglio invece fare una riflessione anche qui breve, poi ci entreremo nel corso della trasmissione, una riflessione breve a proposito di numeri. I numeri dicono che il Foggia, con il pareggio di Reggio Calabria e con quello della domenica precedente in casa con la Casertana, rallenta ulteriormente il passo. Non sfrutta gli scontri diretti tra le dirette concorrenti, perché domenica scorsa c'era e si dovrà giocare ancora Matera-Juve-Stabia. Ieri c'è stato Lecce-Matera, e c'era stato in precedenza Juve-Stabia-Lecce. Quelle partite, siccome il Foggia è l'unica di delle prime quattro, no, ad averle affrontate tutte, aveva delle partite che vincendole, quella con la Casertana, vincendo quella con la Regina, vincendo a Pagani dove ha sbagliato un rigore negli ultimi 10 minuti e quindi pareggiando, vincendo già queste tre partite avrebbe avuto 6 punti più in classifica e avrebbe spiccato il volo, no? Perché comunque aveva giocato, aveva fatto le prime 6 vittorie consecutive. Questi pareggi hanno annullato quel bonus che ti eri creato e non solo, hanno evidenziato dei limiti che questa squadra ha, perché con Padovan squalificato 2 giornate dopo un'espulsione ingenua negli ultimi minuti con la Casertana al 95esimo, e Mazzeo out da un mese, più Mazzeo di Padovan, perché Padovan non è che stesse giocando così bene. La squadra non ha attaccanti, gioca solo con mezze punte e un gol non basta per vincere le partite, perché non è bastato con la Casertana, non è bastato a Reggio Calabria, dove addirittura il gol della Regina lo ha segnato anche il Foggia, perché Angelo ha sbagliato porta e ha fatto gol nella porta di Guarna. Quindi io credo che questa sia una frenata pesante, perché nelle ultime 5 ne ha vinte una sola. Contro squadre sulla carta più che abbordabili, secondo me non ha sfruttato il primo break che il campionato gli aveva dato, e quindi si è bruciata tutti i bonus dei pareggi esterni, perché il Foggia ha affrontato gli scontri diretti tutti in trasferta, quindi avrà lo Zaccheria, Juve Stabia, Matera e Lecce. E poi secondo me c'è una difficoltà sulla costruzione di questa squadra, che non ha mai sostituito Iemmello, che ha fatto 40 gol l'anno scorso, e sta cercando di arrivare con affanno al 29 di dicembre, perché non appena si apre il mercato io credo che l'abbiano già bloccato e stiano per prendere almeno un centravanti, e probabilmente per far tornare Floriano, che secondo me in estate è stato lasciato partire a cuor leggero e con delle motivazioni, secondo me, non per il vecchio allenatore, non per Stroppa, perché al vecchio allenatore non piaceva, però non è stato sostituito con un elemento di egual valore, perché chi è venuto è in panchina ed è Letizia, che ha giocato ieri qualche minuto, ma che sicuramente non sta giocando la sua migliore stagione a Foggia. Allora, sulla Lega Pro ci torniamo, flash anche sul campionato d'eccellenza, con Gigi De Lorenzis, che oggi è stato osservatore diretto della sfida tra Barletta e Vigortrani. Però Gigi, prima di arrivare a quella, dimmi se sei d'accordo che, insomma, giovedì c'è una gara tra Bitonto e Cerignola che, non dico dirà tutto, ma dirà parecchio di questo campionato. Sì, sicuramente è una partita importantissima, non è fondamentale, perché comunque il campionato è ancora lungo,
però sicuramente in caso di vittoria del Bitonto, al momento il Bitonto ha 2 punti in più del Cignola, si porterebbe a 5 punti, e insomma non dico che si fuga, però ci siamo, quindi sicuramente quella partita sarà una partita che dirà già tanto sul futuro. Resto un attimo su questo, perché tutti dicono, anche da Bitonto stesso, ti dicono, ma sai, noi non eravamo partiti, anzi, la prima giornata aveva lasciato intendere tutt'altro. Adesso bisogna tenerne conto del Bitonto, del Cerignola, dell'Altamura, chissà se rientra il Barletta in questo discorso. Io dico che il Bitonto ha lavorato benissimo, cioè nel senso affari spenti all'inizio, non proprio spenti, però voglio dire, l'organico di Barletta o di Altamura chiaramente erano degli organici che davano più risalto, insomma, a quello che doveva essere il campionato. Invece io il Bitonto l'ho visto anche 2 o 3 volte, sinceramente mi ha fatto un'ottima impressione, mi sembra una squadra solida in tutti i reparti e adesso è intervenuta già con 2 innesti. A completare quello che erano forse le carenze numeriche, e quindi ha preso Bartolo Lorusso dal Barletta e è andato lì a centrocampo, e poi il Camasta, il difensore del Vieste, che hanno preso e quindi hanno rinforzato anche un pacchetto arretrato che già comunque era di per sé forte. Quindi io penso che dopo averla vista anche, aver visto anche il Cerignola, dico che sono le 3 squadre effettivamente che la diranno cioè si daranno battaglia sino alla fine. Francesco, arrivo da te perché possiamo entrare nel vivo del fine settimana, della giornata, anche con le immagini. Noi le abbiamo già proposte ieri nei nostri telegiornali, però insomma, Sveva Sport ha la sua primogenitura anche per quanto riguarda il racconto del turno di Lega Pro e ovviamente del successo della Fidelis sul campo del Fondi. E allora, una vittoria meritata, direi, quella ottenuta ieri dalla Fidelis a Fondi, meritata anche alla luce delle numerose defezioni alle quali la squadra biancazzurra ha dovuto far fronte. E poi una vittoria voluta fortemente, come dimostra il fatto che nel finale Favarin ha schierato una formazione, una squadra, ha puntato su una squadra chiaramente a trazione anteriore, forte anche della superiorità numerica. E inoltre si tratta di una vittoria importante perché consente alla Fidelis di fare un bel salto avanti in classifica. Adesso la squadra andriese è sesta in graduatoria con 22 punti, a pari merito con Monopoli e Virtus Francavilla e a un solo punto dal Cosenza che è quinto. Vittoria, aggiungo, importante perché permette alla Fidelis di allungare a 8 partite la propria striscia di risultati utili consecutivi, quindi nel complesso direi proprio un sabato proficuo per i colori biancazzurri, un sabato da ricordare per i tifosi della Fidelis, tra l'altro presenti in buon numero anche ieri in terra laziale. Vediamo il servizio. Questo guizzo di Valotti nel finale regala il primo successo esterno a una Fidelis rimaneggiata ma indomita. Le numerose defezioni, aia in primis, costringono Favarin a ridisegnare la squadra pur senza rinunciare al 3-5-2. Onescu, promosso capitano e arretrato in difesa, rappresenta la novità principale. Soluzione d'emergenza che non paga nelle battute iniziali, come dimostra il vantaggio laziale dopo appena 3 minuti. Preciso il traversone di Squillace, puntuale l'inzuccata di Fissore sul secondo palo. La retroguardia ospite accusa il colpo e sbanda ancora di lì a poco. Buon per Poluzzi che Varone non sfrutti il velo di Albadoro sull'invito di Calderini. Ci pensa allora Felipe Curcio a far suonare la sveglia. Sul suo cross da fermo Rada stacca bene, ma Baiocco si salva con l'ausilio della traversa. Quindi tocca a Matera impensierire il portiere avversario che blocca in 2 tempi. Triplice fiammata dei padroni di casa a cavallo della mezz'ora. Prima ci prova Bombagi dalla distanza, poi lo stesso Bombagi pesca Tiscione che resiste a Onescu ma non supera la guardia di Poluzzi, il quale si dimostra ancora reattivo su Tiscioni a seguito del corner calciato dal solito Bombaggi. L'ultima parte della frazione inaugurale però è tutta di Marcandriese. Minicucci si esalta in un'azione personale, saltando Calderini ma andando a sbattere contro Baiocco. Sergio Cruz, servito dal connazionale Curcio, trova di nuovo pronto Baiocco. E la scena si ripete subito dopo, sempre sull'asse brasiliano, sebbene qui Cruz potesse fare meglio. A riposo si arriva con le proteste biancazzurre per un mani in aria di Fissore sul rimpallo provocato da un tiro.
tiro di Rada. Il forcing della Fidelis prosegue nella ripresa, aperta dalla conclusione di Minicucci, che Baiocco smanaccia in angolo. La porta del Fondi pare stregata anche al 19esimo, quando la traversa respinge il pallone deviato da Colella sull'ennesimo traversone di Curcio. Sugli sviluppi, tuttavia, D'Angelo tira giù Cruz, causa il calcio di rigore e rimedia il rosso per doppia ammonizione. Dal dischetto, Cianci bissa l'esecuzione della settimana precedente contro la Virtus Francavilla e pareggia i conti col suo terzo centro stagionale. Forte della superiorità numerica, Favarin prova a vincere la partita con una squadra a trazione anteriore. Cianci, imbeccato manco a dirlo da Curcio, manca il bersaglio di testa, complice una deviazione. E lo stesso fa Cruz, che spreca così una ghiotta chance dal limite dell'area piccola. Non sbaglia invece Valotti, appena subentrato a Minicucci. Al 40esimo l'attaccante tascabile si avventa sulla verticalizzazione di Volpicelli, sporcata da Bombagi, e fa esplodere di gioia i 50 supporter andriesi sugli spalti. A tempo scaduto poi, lo stesso Volpicelli arma il destro di Berardino, che però spara a salve. Ma va bene così. In un colpo solo la Fidelis si sblocca in trasferta, allunga a 8 gare la propria serie utile e interrompe a 7 quella del Fondi, sorpassandolo pure in classifica. Riflessione immediata, poi sentiremo Favarin con questa riflessione proviamo ad andare alla prima pausa. Le immagini dicono che la Fidelis ha meritato, dicono anche che Poluzzi sta diventando, lo è sempre stato, l'arma in più e l'elemento decisivo, perché dall'1-0 a quando l'Andria poi ha cominciato a costruire le occasioni, tante, per poter prima pareggiare e poi vincere la partita, un paio di interventi decisivi li ha fatti. Sì, non dobbiamo scoprire oggi Poluzzi, già l'anno scorso. Completo il pensiero, Michele, tutto. L'abito tattico, ma con Poluzzi che dà sicurezza. Sì, certo, ma devo dire anche che sono saliti di tono dal punto di vista atletico un po' tutti, perché la squadra corre tantissimo, è una squadra che fa dell'aggressività la sua arma, soprattutto a centrocampo, quindi ci vuole gente che abbia gamba, che corra, e quello lo vediamo nelle ultime domeniche. L'Andria ha corso tantissimo e ha raccolto frutti, forse non tanto con il Francavilla quando ha pareggiato alla fine, però la prestazione è stata assolutamente positiva. Francavilla praticamente non aveva mai calciato in porta, ha vinto su un calcio di punizione e una deviazione di Annoni. Col Fondi qualcosa è andata meglio, anche se devo dire che mi aspettavo un pochino di più dopo l'1-1 e con la superiorità numerica. Pensavo l'Andria riuscisse a ragionare un pochino meglio, invece lì hanno cercato di fare la cosa perfetta e quella non è riuscita. È chiaro che e qualcosa in più in avanti ci vorrebbe, cioè ci si aspetta qualche tiro in porta in più, invece c'è tanto gioco. Cruz sta salendo di tono, però ancora non riesce ad essere decisivo sotto porta. Cianci si sta prendendo le sue responsabilità, però devo dire, ripeto, è una squadra che sta salendo di tono di domenica in domenica, e se riuscirà a mantenere questo ritmo, insomma, ne potremo vedere delle belle fino alla pausa natalizia, e poi chiaramente arriverà il mercato e lì l'Andria dovrà capire cosa vorrà fare. Faccio ancora un giro rapido e poi andiamo in pausa. Riflettevo mentre mi raccontavi dei 4 pareggi e una vittoria nelle ultime 5 gare. Sbaglio, nello stesso periodo della passata stagione? No. Quando ha avuto il momento di crisi il Foggia di De Zerbi? O meglio? No, il Foggia di De Zerbi è partito con un punto in 3 partite. Ma poi ha avuto un momento di calo a gennaio, inizio di ritorno. Un mese prima di quello di Stoppa, diciamo. Sì, però con delle differenze. No, non vorrei che fosse un fatto psicologico. Ma no. Le immagini le vedremo. Se è una pressione della piazza che ti... No, ma lo staff tecnico poi è diverso, quindi hanno cambiato anche la preparazione, anche perché in questo periodo loro correvano il doppio e poi si fermarono a gennaio. A livello fisico sta rallentando rispetto alle prime partite di campionato,
E le immagini le abbiamo viste, no? Le vedremo tra poco, e guardando anche le immagini ci si accorge che quello di Reggio Calabria è un incidente, no? Ma quando fai tanti incidenti poi nel percorso c'è un problema, no? Devi capire anche perché tanti pareggi, perché poi il Foggia è la squadra che ha perso meno in, credo tra i professionisti con l'Alessandria, ha una sola sconfitta che è quella di Castellammare, quindi ha dei numeri che nonostante i tanti pareggi e le 8 vittorie ha dei numeri che comunque è un punto al primo posto, sempre che Matera, Juve e Stabia poi finisca in altra maniera, ma se dovesse finire in favore della Juve e Stabia comunque è sopra al Matera, se dovessero pareggiare a 2 punti dalla Juve e Stabia è un punto davanti al Matera, quindi comunque nel gruppo non è nulla di compromesso, però ci sono dei segnali che certo se li avessero avuti, se questo periodo fosse capitato all'inizio e poi le 6 vittorie consecutive era tutta un'altra cosa, perché nel calcio poi vincere aiuta a vincere, è chiaro che oggi hanno un problema di gioco anche, ma secondo me dal mio punto di vista personale manca qualcosa in attacco, perché è una squadra che difesa e centrocampo gioca bene, ha degli uomini per fare, che fanno la differenza in questa categoria, in attacco non è forte come l'anno scorso. Ultimo flash e poi si va in pausa. Che barretta hai visto? Poi ti chiederò della Vigor, Gigi, visto che il barletta ha rivoluzionato la squadra. Sì, infatti ha rivoluzionato tutto e chiaramente non è semplice. Però ho visto un Barletta abbastanza agguerrito, con molta grinta rispetto anche alle ultime apparizioni, e sicuramente con qualche innesto in più qualitativo, secondo me può dire la propria per quanto riguarda la posizione migliore dei playoff. Perciò non gliela dai una chance di recuperare dalla vetta? È dura, insomma, parecchi punti, poi dopo... io penso che le squadre che stanno adesso lì sopra, così come dicevo prima, hanno qualcosa in più, a meno che non dovessero arrivare determinati altri giocatori, ma non penso che sia adesso questa la politica a Barletta, proprio perché c'è stato già un qualcosa di, precedentemente, quindi stanno cercando di fare le cose in maniera più oculata. Linea alla regia, pochi istanti e riprendiamo con Sveva Sport per sentire le voci, la voce di Favarin dopo il successo a Fondi, ma poi vedere anche le altre immagini del campionato di Lega Pro e proporvi la domenica di eccellenza, e allora ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveva Sport, ben ritrovati a coloro i quali ci seguivano dall'inizio, saluto invece chi si mettesse soltanto adesso in visione del nostro appuntamento, come sempre siamo entrati già nel tema caldo, nei temi caldi del fine settimana calcistico, abbiamo visto le immagini dell'Andria, dobbiamo sentire cosa ha detto Favarin nel dopogara, e allora torno da Francesco Martucci proprio per presentare le dichiarazioni del tecnico. Sì, sentiremo le dichiarazioni, non vedremo il volto di Favarin, o meglio lo vedremo, ma si tratta di immagini registrate perché abbiamo ricevuto soltanto l'audio. Favarin nel dopogara ha elogiato l'atteggiamento dei suoi uomini parlando di una vittoria meritata e voluta, ha spiegato anche alcune scelte tattiche, ma ha anche sottolineato come la sua squadra sia ora chiamata a confermarsi contro altre avversarie di alto livello. Sentiamo. Mister, complimenti, una vittoria sul campo, una vittoria meritata. Troppi complimenti, sinceramente, anche se ultimamente noi abbiamo come prestazioni fatto delle ottime gare e forse abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Sinceramente oggi la partita l'ha descritta bene, noi siamo entrati un po' distratti, abbiamo preso questo ottimo gol che ha fatto il Fondi, soprattutto per una disattenzione nostra, dove avevamo preparato bene questa fase difensiva, e poi però non ci siamo mai disuniti, abbiamo sempre cercato di togliere l'iniziativa agli avversari, e già alla fine del primo tempo secondo me meritavamo qualcosa di più, poi nel secondo tempo anche complice sicuramente il gol su rigore e l'espulsione ci ha dato una mano,
però voglio fare i complimenti ai miei giocatori perché insomma hanno sempre creduto fino in fondo a questa possibile vittoria fuori casa che manca da parecchio tempo. Complimenti anche per i cambi, perché inserire Colpicelli, sia Colpicelli che Balotti, due giocatori dalle caratteristiche offensive. Lei ha puntato la vittoria, se lo sentiva? Sì, era perlomeno da provarci. Ovviamente il fatto di essere in superiorità numerica ci ha dato la possibilità di avere un pochino più di giocatori offensivi. Però insomma è anche vero che noi oggi non potevamo assolutamente sbagliare niente, perché come diceva giustamente prima, abbiamo un calendario da far tremare i polsi e già martedì abbiamo un impegno tosto e poi come tutto del resto questo campionato queste partite sono difficilissime. Anche di oggi abbiamo incontrato un'ottima squadra, una squadra molto tecnica. Noi dobbiamo spendere sempre più degli altri perché giochiamo con molta intensità, con molto pressing. Speriamo di recuperare le energie per martedì, perché insomma martedì abbiamo un osso duro, come si suol dire. Favarin dice, mi rivolgo a Michele Zito, dice anche in altre prestazioni abbiamo giocato bene ma abbiamo raccolto pochi punti, che è un po' quello che aveva detto anche all'inizio della stagione Favarin. Dopo la sconfitta nel derby con il Foggia, dopo il pareggio in casa con il Catania, cioè nel senso che erano arrivati i complimenti ma aveva raccolto meno di quanto probabilmente meritasse o sperasse. Il cambio completo è che adesso, oltre ai complimenti, sono arrivati anche nelle prestazioni dove si poteva non vincere almeno il pareggio che ti ha fatto muovere la classifica. È un cambio anche di maturità questo della squadra? Diciamo che hai citato le prime due partite di campionato, cioè Foggia e Catania. E quelle, sai, sono partite un po' strane perché dipende da come si presenta la squadra, dalla preparazione atletica e da come si presenta anche la squadra avversaria. Poi l'Andria, diciamo, non ha trovato una sua esatta fisionomia, perché Favarin era partito con una certa idea di gioco, ha dovuto cambiare modulo, ha dovuto cambiare uomini, ha dovuto ricambiare modulo, ha dovuto un po' adattarsi a quella che era la situazione. Quando ha trovato, diciamo, il modulo attuale, che è il 3-5-2, allora ha lavorato costantemente su quello e su quello le cose sono migliorate man mano che sono passate le giornate. Diciamo che il filotto di 8 risultati utili consecutivi è anche frutto di questa situazione. Tant'è vero che si paventava l'ipotesi a Fondi di giocare con i 4 in difesa, in quanto aveva soltanto 2 centrali a disposizione. E lui proprio alla vigilia della gara ha detto: non posso stravolgere il tema tattico di questo momento, preferisco mettere Onescu a fare il difensore anziché tornare ad una difesa a 4. Quindi diciamo c'è un progetto intorno a questi risultati e c'è una mentalità che chiaramente è migliorata, ma è migliorata con l'arrivo dei risultati e con la migliore posizione di classifica. Adesso insomma si è potuto permettere di riportare Rada al centro della difesa, che ha agito con autorità, Colella che ha giocato solo le ultime due partite e sta giocando in modo egregio, soprattutto a Fondi. Metti Onescu in difesa e ti fa una buona partita, gioca Berardino, gioca Minicucci e comunque si ottengono dei buoni risultati. Ha trovato una coppia di attaccanti che comunque riescono ad integrarsi, anche se i gol, insomma, l'ho detto prima, non sono tantissimi, però Croz sembra all'altezza della situazione, Cianci si prende le sue responsabilità, insomma ha trovato nel frattempo una squadra che asseconda il tecnico e il tecnico cerca di assecondare quella che è la fisionomia di questa squadra, quindi non la vuole stravolgere. È chiaro che con il passare del tempo e con il recupero di altri calciatori le cose possono andare sempre meglio. Io per questo ho detto poi vediamo alla fine di dicembre quello che succede, perché se in testa le altre rallentano la possibilità di recuperare qualche altra posizione c'è ed è reale. Il presidente in settimana mi aveva detto: noi dopo le prime 4
ci siamo noi, è stato profetico nel giro di pochi giorni, perché dalla decima posizione si è ritrovato alla sesta soltanto con una vittoria in trasferta. Quindi diciamo che all'interno della società c'è un certo ottimismo. È chiaro che bisogna assecondare la squadra e il tecnico e vedere cosa si può fare con il passare di quest'altro mese, quando ci saranno degli scontri importantissimi, avremo un quadro migliore della situazione. Avevo una lacuna da colmare, perché a Gigi De Laurentiis avevo chiesto una valutazione sul Barletta. Sapete, insomma, facciamo un po' di ping pong nel nostro salotto. Vorrei una valutazione sulla Vigortrani invece, che ha rivoluzionato, e capire di quanto tempo avrà bisogno per poter recuperare quell'handicap che si porta dietro, che ha aperto tante polemiche, perché ovviamente la squadra che sta giocando adesso non è la stessa di un mese fa, che subiva 9 gol, 7 gol, 10 gol dagli avversari. Forse non li ha mai subiti 10 gol, però insomma prendeva goleate perché ci andava in campo la formazione juniores. Però quanto tempo, secondo te, di quanto tempo avrà bisogno perché Pettinicchio possa dire ok, da questo momento me la gioco? Certo, come dicevi tu prima, il campionato comunque effettivamente un po' è stato falsato, perché voglio dire, quelle giornate lì dove la Vigortrani ha schierato 11 ragazzi, è normale che poi dopo se ne sono avvantaggiate quelle squadre che in quel momento ci hanno giocato contro. Però, a parte questo, adesso hanno rivoluzionato, nuova dirigenza, e hanno preso comunque un allenatore che è esperto anche della categoria. E io penso che oggi ho visto un Trani comunque una bella squadra compatta. Si nota che chiaramente sono già intervenuti sul mercato, quindi con i vari Trotta, Tedesco, però io dico che anche in porta, voglio dire, Di Candia, con anche Gigi Moschetto. Io penso che c'è ancora da fare, e quindi, anche se però loro non possono permettersi di far passare anche troppe giornate. È vero che nulla è ancora compromesso, però io ho notato per esempio che gli ultimi 20-25 minuti dal punto di vista atletico hanno lasciato un po' desiderare. Quindi ci vuole prima di tutto completare l'organico, e poi chiaramente una condizione fisica che possa permettere di reggere chiaramente fino al 90esimo, anche perché loro oggi hanno fatto, ripeto, un'ottima gara. Però negli ultimi 20 minuti hanno rischiato di prendere anche 2-3 gol praticamente. Quindi è chiaro che non sarà semplice, però giornata dopo giornata adesso loro hanno l'obiettivo che devono cercare di cominciare a fare punti e vincere, e oltretutto arricchire l'organico con, a parte gente, con giocatori chiaramente che possono fare la differenza, ma anche dal punto di vista numerico, perché se devono giocarsi tutto poi i play-out, è chiaro che comunque hanno necessità di avere una consistenza di uomini. Torno al calcio giocato. Avevamo anticipato che ci saremmo visti il pareggio del Foggia sul campo della Regina, e allora vediamo le immagini e poi torniamo in studio. La capacità del Foggia di essere autolesionista sta raggiungendo proporzioni assurde in questo campionato. La partita di Reggio Calabria segnerà il record dei rossoneri di prendere un gol senza mai subire un tiro in porta dagli avversari. Un paradosso per la squadra di Stroppa, capace di farsi del male da sola e di non conquistare una vittoria che l'avrebbe lanciata in vetta solitaria in classifica. Al Granillo la via della contesa è tutto di marca rossonera. Il 4-5-1 costruito da Karel Zeman subisce il gioco del Foggia, che prima sfiora il gol con Maza e poi lo realizza con una conclusione precisa di Sicurella all'incrocio. Il vantaggio rossonero non dà una scossa alla Regina, ma il Foggia non ne approfitta per chiudere la gara. Ci prova Sarno di destro con un diagonale in aria che finisce di poco a lato. All'ultimo respiro del primo tempo, il pasticcio che rimette tutto in discussione. Angelo, nel tentativo di anticipare Porcino, calcia il pallone nella porta di Guarna, colpendo il palo interno e sorprendendo il portiere rossonero.
si va a riposo sul risultato di 1-1. Nella ripresa il Foggia entra determinato in campo ma non riesce a sfondare. Ci prova due volte Chiricò, ma a salvare la regina prima è la traversa sulla conclusione a colpo sicuro dell'attaccante, poi il portiere Sala, bravo a respingere con il piatto il tiro ravvicinato del numero 7 rossonero. Dal corner di Vacca Martinelli prova di testa a mandarla in rete ma allarga troppo la mira. Poi tocca a Riverola avere il pallone buono e fallire a pochi minuti dal 90° l'occasione del sorpasso. Il triplice fischio manda a far festa i giocatori granata, in grado di pareggiare una partita senza mai concludere a rete. Al Foggia resta il rimpianto di aver gettato agli ortiche l'ennesima opportunità di andare solo in vetta. I tanti punti sprecati sono stati il limite dello scorso torneo per i rossoneri e potrebbero diventarli anche per questo se non dovesse essere subito invertita la rotta. Abbiamo visto le immagini di Foggia Regina. Emanuele ha citato, credo, un paio di interventi sul mercato possibili. Sicuro in attacco sì, poi dipende, perché con le liste bloccate devi farne uscire due, prenderne due. Pure se dovessi cambiare qualche difensore o centrocampista devi fare uscire gli altri, quindi c'è chi non sta giocando per nulla, tipo Quinto, tipo ci sono dei giocatori che comunque hanno giocato pochissimo, uno è Sicurella che comunque ha fatto gol, anche se Sicurella poi essendo un 94 rientra nella categoria under, non sta nei 16. Però per acquistare c'è la regola che devi cedere prima, quindi bisognerà, io credo che Letizia sia con più di una valigia in mano. Era venuto evidentemente con un armadio ampio, diciamo, se ha più di una valigia. No, è perché Letizia ha il rigore sbagliato in Coppa col Matera sullo 0-0 e il rigore soprattutto di Pagani e partite che non sono all'altezza del calciatore, che poi ha giocato diversi campionati anche bene in altre, con altre squadre, una Matera, a Reggio Emilia non stava facendo male, però a Foggia non ha fatto bene. No, dicevo, lui ha citato un paio di operazioni di mercato, siccome sulla nostra bacheca Facebook c'è chi, prima ancora che cominciasse la trasmissione, diceva: ma poi qualche indiscrezione di mercato della Fidelissandria la date? Allora io, diciamo, mi tiro fuori, provo a tirarla qualche indiscrezione di mercato a Michele Zito. Posso parlare di ruoli, posso parlare di così di cose ascoltate, di desideri, di nomi no, nel senso che è ancora presto per poter fare dei nomi, almeno per l'Andria. È una rota, è, allora questa è una rosa da sfoltire, sì, da integrare o da, da rivoluzionare, ma da risistemare in alcuni reparti. È una rosa da sfoltire fortemente perché ci sono 25-26 elementi in organico e sono tanti. Parlavamo poc'anzi del Matera che si è presentato ad Andria con 18 calciatori, praticamente l'Andria ne ha 26, quindi vi faccio immaginare quale sia la difficoltà di gestione di 26 calciatori. Poi alcuni non hanno proprio giocato, altri hanno giocato pochissimi minuti, e quindi ci sarà da sfoltire parecchio. E io credo che nei desideri del tecnico ci possa essere almeno un centrocampista, un regista e almeno un attaccante. Credo nei desideri della società ci sia almeno un attaccante e poi da vedere per quanto riguarda le operazioni di mercato, perché l'Andria, a differenza probabilmente del Foggia o anche del Lecce, di società che si possono permettere di avere una programmazione, almeno per quanto riguarda il mercato, una programmazione molto anticipata, l'Andria deve fare un po' i suoi calcoli e deve vedere, come ho già detto all'inizio, innanzitutto se riesce a sfoltire questa foltissima rosa. Sì, un attaccante soprattutto, perché per dare un'alternativa agli altri due, uno con caratteristiche un pochino diverse, perché all'inizio
si era pensato di dare tutta la croce addosso a Cianci, ma Cianci è giovanissimo. All'inizio ha fatto l'unica punta in uno schieramento che era un 4-2-3-1, quindi lui era da solo avanti e ha sofferto tantissimo. Adesso sta respirando un po' perché Cruz gli dà questa possibilità, i calci di rigore realizzati e la responsabilità che si è preso, certo, lo aiutano a maturare, probabilmente vedremo una sua crescita nel corso del tempo, anzi sicuramente la vedremo, però penso che un altro attaccante con caratteristiche un pochino diverse, con una rete e un centrale all'Andria gioverebbe, anche perché gli altri che sono a disposizione, Klaric, Valotti, sono piccolini e sono attaccanti non una prima punta, ecco. Hai citato il Matera, ci vediamo, il successo del Matera sul campo del Lecce, poi però insomma ci torno sul mercato perché voglio provare a fare un'equazione numerica, visto che parlavamo di una rosa da sfoltire per quanto riguarda la Fidelis. Allora, le immagini di Matera, di Lecce Matera, vediamo il servizio. Il Lecce crolla in casa sotto i colpi di un magnifico Matera e si vede raggiungere in testa la classifica dalla Juve Stabia. I lucani, dal canto loro, si portano a meno 3 dalle due capolista e sperano nel recupero della gara sospesa per nebbia coi campani per operare il possibile aggancio. La prima iniziativa degna di nota reca la firma di Torromino, che non riesce ad angolare il diagonale e fa fare bella figura al portiere Alastra. Passano 3 minuti e arriva il vantaggio ospite. Carretta elude la trappola del fuorigioco per poi servire a Negro un pallone comodo da spingere in rete. Gioia senza esultanza per l'attaccante biancazzurro nel rispetto delle sue origini salentine. La reazione leccese è impalpabile, mentre il profumo d'impresa inebria l'11 allenato da Auteri, che va a segno altre 2 volte dopo la mezz'ora, prima con Carretta, poi con Negro. In entrambi i casi, tuttavia, l'arbitro annulla per posizione irregolare. Il raddoppio arriva comunque sul finire della frazione inaugurale. Corre il 42esimo, infatti, quando Gomis si salva sul tentativo di Carretta. L'estremo difensore giallorosso, però, non può niente sulla successiva conclusione di Armellino, che disegna un arcobaleno di abbagliante bellezza. E tanto per restare in tema, ecco cosa accade al 13esimo della ripresa. Strambelli, per non essere da meno rispetto al compagno, tira fuori dal cilindro un'autentica magia, festeggiata con un trenino che ricorda quello esibito sullo stesso campo l'anno scorso, allorché il fantasista barese vestiva la maglia della Fidelis Andria. Cala così il sipario sul big match della 16esima giornata. Il penalty invocato invano dai padroni di casa per un contatto tra Alastra e Caturano non toglie nulla al meritatissimo successo del Matera. A Lecce non resta che leccarsi le ferite e provare a ripartire dalla trasferta di martedì a Messina. Ha segnato la Fiorentina su calcio di rigore, credo abbia segnato Bernardeschi, è lui che indossa il numero 10. Non è un gol che serve al fantacalcio, perciò è un gol inutile per adesso. Dopo vi citiamo i giocatori che servono per Fiorentina-Palermo. Chi è dietro le telecamere? No, quando lo vedremo anche davanti alle telecamere. Allora, mi permetto una digressione rapidissima. Strambelli, quando vedi le Lecce, diciamo, sa che deve fare il trenino. L'ho fatto l'anno scorso, l'ho fatto anche... Eravamo qui a commentare la gara la in vittoria, diretta, esatto. Ricordo. La prima partita. Non avevamo il collegamento, mi sono messo dietro il computer. Diciamo, saltava... E evidentemente trova ispirazione Strambelli a Lecce. Non sapevo, insomma, un po' di tempo fa, qualche domenica fa, c'era stato qualche mugugno da parte dei tifosi del Matera per le prestazioni di Nicola Strambelli, però lui è uno estroso e quando trova la forma fisica e la posizione in campo a volte irresistibile, come è stato irresistibile in questa situazione. Il gol è eccezionale, un gol voluto, tra l'altro abbiamo visto disegnare parabole dal suo piede eccezionali anche qui ad Andria, quindi non è assolutamente un caso. Forse il Lecce farebbe bene l'anno prossimo, se lo prende, così evita un altro trenino sotto un po' difficile per l'aspetto
con i tifosi non credo che abbiano gradito. Se uno vuole evitare poi che Strambelli arrivi con un'altra squadra e gli faccia il trenino sotto la curva, è bene che insomma si muniscano. In tutto questo vi posso dire che Gigi De Laurentiis nelle nostre chiacchierate dice: secondo me il campionato lo vince il Matera, o meglio il Matera è la squadra più... Sì, l'ho buttata lì, però non lo so, forse mi ho azzardato un po' troppo, però io penso che può essere che fino alla fine possa arrivare alla lunga. Perché all'allenatore diciamo più preparato per la questo vetta. Lo abbiamo detto l'anno scorso, però Matera non è Benevento, quindi io quest'anno ho qualche freno in più su tecnico e squadra. Diciamo che probabilmente se la giocheranno in tre, Lecce, Matera e Foggia sono non solo le squadre più attrezzate, ma anche le società. Senti, mi scrive un amico, Lecce, Matera e Foggia, le citi tu, però mi scrive un amico e mi dice: con un attaccante l'Andria tra le prime quattro, è la sorpresa. E io l'ho detto prima, bisogna vedere quello che succede fino alla riapertura del mercato, perché l'Andria dovrà giocare, guarda caso, proprio con il Lecce e poi con il Foggia tra qualche domenica. È la Juve Stabia. Tenuto fuori la Juve Stabia dai pronostici, perché io francamente sulla Juve Stabia, nonostante... Però lì ne ha vinte 7 in casa, perdendo solo con 9 gare vinte in totale, quindi fuori casa non è un granché. E no, il campo ha vinte allora 8 su 9, ha perso solo con l'Est, le ha vinte tutte poi in casa. Non ha mai pareggiato in casa. Io ho visto oggi ne ha vinte 9 in totale come partita, 7 in casa e ne ha vinte 2 in trasferta. Quindi è un rullo compressore in casa, perché ha un campo trappola, tra l'altro sì. È un sintetico e quindi sappiamo tutti di prima quello che succede. In trasferta, poi anche l'organico francamente non è eccezionale, il tecnico è alle prime armi, ma probabilmente Fontana, che era un bel giocatore quando almeno lo ricordo in campo, e probabilmente avrà portato il suo estro, la sua fantasia in una squadra che ho anche notato manda quasi tutti in gol. Quindi diciamo, sotto questo punto di vista, la Juve Stabia io la terrei ancora come outsider, perché stiamo facendo i pronostici per la fine del campionato. Io credo che queste tre squadre siano più attrezzate, meglio secondo me come organizzazione societaria Lecce Foggia, un gradino più sotto il Matera, però è chiaro, bisogna vedere quello che succede. Questo è un mese importante, interessante, devo dire. Francesco, da te ci torno per le pagelle che finalmente possiamo dare in maniera tranquilla e rilassata. Le abbiamo date troppo a spizzichi e bocconi, anzi poche volte, invece adesso riprendiamo una sana tradizione, quella del più e del meno, e poi ovviamente per anticipare le tematiche di Pane, Amore e Fidelis. Allora, cominciamo con le pagelle. Colpa chiaramente dell'orario, ovvio, previsto dal calendario. Colpa non del programma spezzatino, certo. Diciamo molto di più. Lo spezzatino al confronto è un piatto leggero rispetto al programma degli orari di questo campionato. E allora, nessun meno, secondo me, nelle file della Fidelis Andria. Mi pare che tutti gli elementi a disposizione di Mister Favarin abbiano guadagnato un buon voto in pagella. Tanti i più invece, se proprio devo premiare un giocatore in particolare, scelgo Felipe Curcio, che ieri mi ha impressionato per la quantità infinita di traversoni, di palle messe in mezzo, sia su palla inattiva sia su azione. Inoltre ha anche fraseggiato bene in un paio di circostanze col connazionale Sergio Cruz, il quale non ha trovato il gol, però è stato anche egli autore di una buona prova. Quindi il più, secondo me, in assoluto è Felipe Curcio. Per domani parliamo di Fidelis, appuntamento alle 21. Appuntamento alle 21, non anticipo gli ospiti stavolta perché non ho ancora la certezza, anche se... Sono in ritiro. No, posso dire che probabilmente non ci saranno dei giocatori, probabilmente avremo due ospiti ma non giocatori, però sto ancora aspettando la conferma, quindi non posso anticipare nulla, posso soltanto... Cioè, diciamo,
stai cercando di superare Mario a destra in questo modo, non posso anticipare, devo cercare un paio di giochi sulla corsia d'emergenza, diciamo. Non è possibile, eravamo abituati solo a Mario Boracino. No, vabbè, allora grazie. Rinnovo soltanto l'appuntamento alle 21, alla conduzione naturalmente ci sarà Peppino Ernesto. Noi ci ritroviamo domenica prossima, grazie Francesco per il tuo lavoro e per il tuo contributo in trasmissione. Ci fermiamo, pausa, al rientro tanto calcio di eccellenza ma anche di Lega Pro e poi le curiosità con gli ospiti in studio. Linea alla regia. Torniamo in diretta con Sveva Sport, dobbiamo parlare ancora tanto di calcio, aprendo anche l'ampia pagina del campionato di eccellenza, e allora saluto Mario Borraccino. Mi sono limitato soltanto a dire saluto Mario Borraccino. Eccomi qui, buonasera Salvatore, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ai telespettatori. Ricordati che noi abbiamo un telespettatore nel Salento che... diciamo apprezzava il no più di uno nel Salento più di un sì. No, ma c'era un telespettatore specifico che apprezzava i nostri teatrini, di conseguenza ho sbagliato a dirtelo, diciamo. Va bene, ben ritrovato. Grazie. A Mario. Ciao, per Mario. Aprire l'ampia pagina del campionato di eccellenza, Mario, dico, si dice in questi casi, bando alle chiacchiere, entriamo subito nel vivo perché dobbiamo raccontare del derby tra Barletta e Vigor Trani. Anche con te proveremo a fare un po' di ragionamenti di mercato per le squadre d'eccellenza. Io non ho dimenticato che dopo devo fare l'equazione numerica più che matematica a proposito della rosa della Fidelis, però torno da te per presentare Barletta Vigor Trani. Sì, allora, si è giocato questo pomeriggio a Manzichiapoli il derby della BAT, valido per la 13ª giornata del campionato di eccellenza. Lo ha vinto di misura il Barletta 2-1, gara equilibrata praticamente per un'ora di gioco in cui si è vista anche una buona Vigor Trani. Poi c'è stato un calo fisico evidente da parte dei biancazzurri di Giacomo Pettinicchio. Il Barletta ha trovato il guizzo del nuovo vantaggio con lo russo, il grande protagonista di giornata, e poi nel finale di partita ha anche sfiorato il 3 in più di una circostanza. Buone notizie per il Barletta che torna a vincere dopo due turni di astinenza. Tutto sommato, buone notizie per il Trani nonostante la sconfitta. Trani che per prima cosa deve provare ad alzare il livello del proprio gioco, lo ha già fatto oggi con innesti di mercato importanti, arriveranno altre pedine di spessore per un Trani che vuole a tutti i costi confermare la categoria. Ma facciamo parlare le immagini e ci vediamo il servizio di Barletta Vigor Trani. Nicolas Di Rito non c'è più, ma c'è Giovanni Lo Russo, e lui il grande protagonista del derby giocato sul sintetico del Manzichiapoli. Una sua doppietta condanna la sconfitta alla Vigor Trani e regala i tre punti al Barletta, che torna a vincere in campionato e ad occupare nuovamente il quinto scalino della classifica. Buono il secondo tempo dei biancorossi, buona la prova dei biancazzurri, sino a quando le gambe hanno risposto. Risultato finale 2-1. Massimo Pizzulli impiega dal primo minuto due delle tre new entry di mercato, la Vopa come esterno alto a sinistra e Monopoli, quest'ultimo schierato al centro della difesa, in coppia con Capitan Di Giorgio al rientro dopo l'infortunio. Novità anche nella Vigor, soprattutto in attacco, dove Giacomo Pettinicchio si affida al tandem nuovo di Zecca, Trotta più Tedesco, pronti via, e dopo due minuti il Barletta passa in vantaggio. Giovanni Lo Russo dà il via al gioco a due con Santoro e poi conclude magistralmente il dialogo con il gol che rompe l'equilibrio, 1-0 per i padroni di casa. Il Trani non accusa il colpo, anzi prova a reagire immediatamente, cerca di fare la partita con buona personalità e discreta intraprendenza, facilitato anche da un Barletta che non sa dar seguito al punto del vantaggio. A metà frazione poi il derby torna in perfetto equilibrio, la maledizione sulle palle inattive colpisce ancora i biancorossi, Iurlo con la complicità di una deviazione di Lisi trova in aria il guizzo dell'1-1, pareggio complessivamente giusto. I padroni di casa provano a rialzare immediatamente la testa, punizione di Zingrillo, colpo di testa di Dentamaro, palla sul fondo. Dalla parte opposta
trotta, crossa dalla corsia mancina, Tedesco in aria non trova l'impatto con il pallone, finale di tempo, la Voppa va giù in aria tra Nessie, ma l'arbitro lascia correre prima del riposo, problema muscolare per l'autore del gol del pari, Jurlo, al suo posto, dentro Piazzolla, uno degli ex del match, pari e patta dunque all'intervallo, ripresa, il Barletta prova ad aumentare i giri al proprio motore sin dalle battute iniziali, punizione mancina, insidiosa di Mignogna ma di Giorgio e Santoro, non trovano il guizzo in aria, cross dalla sinistra di La Voppa, eccellente la sua prova, colpo di testa debole di Lo Russo che fa solo il solletico a Di Candia, altro ex, poi all'ora di gioco arriva l'acuto che decide il derby, lo stesso Lo Russo si ritrova sul piede la ghiotta chance del nuovo sorpasso e la sfrutta così in maniera impeccabile, 2-1 Barletta, terzo centro in campionato per l'attaccante biancorosso reduce da un lunghissimo stop per infortunio, il Trani questa volta crolla psicologicamente e soprattutto di gambe, l'occasione per il nuovo aggancio capita ai biancazzurri quando l'arbitro assegna tra le proteste dei barlettani una punizione a due in aria, Tedesco calcia di potenza ma la barriera respinge. Ultimo quarto di gara, Di Candia tiene in partita i suoi salvando prima sulla stoccata di Dentamaro, poi sul mancino a giro di Mignogna, forse un po' egoista nella circostanza. L'ex giocatore di Manfredoni e Taranto ci riprova poco dopo sempre con il piede sinistro ma la sfera si perde sul fondo. Il Barletta non riesce a chiudere la partita facendo infuriare Pizzulli, ancora superlativo nel finale Di Candia, quando sbarra la strada a Zingrillo sul contropiede guidato da Santoro. Gli interventi del portiere barlettano però non bastano ad evitare la sconfitta al suo nuovo Trani, finisce 2-1 al Manzichiapolin, i biancorossi tornano in orbita playoff, la Vigo resta a quota 2 punti in classifica ma nel complesso può ragionare in chiave futura con fiducia ed ottimismo. E allora su come è stato questo derby con Gigi De Lorenzis l'abbiamo provato anche ad anticipare nella prima parte di trasmissione. Il racconto di Mario Boracino ci conferma che la Vigor è andata giù più di gambe nei 20 minuti finali. È un Barletta, hai detto, che difficilmente potrebbe recuperare la vetta della classifica, però può cercare il piazzamento playoff migliore. Deve ancora sistemare qualcosa, secondo te, questa squadra? Secondo me sì, nel senso che comunque sono andati via 7-8 giocatori, forse anche qualcuno in più. E quindi io penso che adesso con degli innesti mirati possa effettivamente poter dire la sua. Però per poter, secondo me, competere lì con quelle tre davanti occorre ancora qualcosa in più, forse davanti. E a centrocampo. Coglievo il tuo commento, Michele, a proposito di La Voppa, che sulla sinistra sì. È... Sì, sulla sinistra ho visto, mantiene la corsa, è proprio un ragazzo che si applica tantissimo. Io pensavo facesse qualche passo in più in avanti a livello di carriera, e ancora diciamo in questa categoria, già quando era ad Andria è stato uno degli artefici della promozione dell'Andria, ha fatto cose egregie. Beh, adesso con Massimo Pizzulli vedo che già insomma al primo impatto ha già dimostrato quello che sa fare, vediamo quello che succede. Io invece mi meraviglio sempre come nelle categorie inferiori si cambi organico in 4-4-8 da una settimana all'altra. Vanno via in 7, arrivano in 8, poi una squadra che intesta la classifica, manda via tutti e sprofonda. Facciamo spiegare tutto da Gigi De Lorenzis, sì, che ha fatto il direttore sportivo in eccellenza sino all'anno scorso. Voglio dire, non si può neanche parlare di organizzazione e di calcio, perché cambia tutto da una domenica all'altra, è diventato tutto molto più difficile e complicato. È così, ed è anche forse la regola che non è detto che spendere tanto equivale a stare lì sopra, perché comunque ecco, il Barletta dimostra questa situazione. Comunque aveva un organico di tutto rispetto, però evidentemente non funzionava qualcosa. Il discorso del mercato, sì, cioè a dicembre effettivamente parte una seconda eccellenza. Il mercato di dicembre chiaramente
e per quelle società che hanno, come si dice, polvere da sparo. Mm-hmm. Perché chiaramente non è facile rifare o riorganizzarsi tutto. L'anno scorso lo fece il Barletta, arrivò comunque ai playoff ed era un po' meno di metà classifica. Quindi sicuramente a dicembre accade di tutto. Senti, però Gigi, no, lo so che non esiste una regola infallibile, però ci deve essere un punto di partenza che consenta all'inizio della stagione di eccellenza, soprattutto, di dire: io con questa squadra vinco il campionato. Cioè, mi permetto di dire, anche nell'anno della Fidelissandria, quando è arrivata in Serie D attraverso i playoff, la parte iniziale è stata quasi, non dico buttata, ma sciupata, perché si era partiti con una certa idea e si è cambiato in corsa. Perché non riesce questa organizzazione in eccellenza? Tu che insomma l'hai vissuta, sì, l'hai toccata con mano. Quell'anno lì dell'Andrea eravamo anche noi, come Loco Rotondo, eravamo in quel girone. Beh, sicuramente comunque poi l'Andrea a dicembre ha cambiato. Ma perché quindi, non si riesce in eccellenza a dire: io ad agosto parto con questo? Perché ci sono tante di quelle variabili che ad agosto non puoi prevedere. Quindi variabili che poi possono essere anche, che si rilevano fondamentali, cioè nel momento in cui io punto su determinati giocatori anche di categoria superiore che scendono in eccellenza e dovrebbero fare la differenza, poi ti accorgi invece che forse troppi galli in eccellenza in uno spogliatoio non fanno bene, e quindi ti accorgi che poi qualcosa è sbagliato e quindi cerchi di riparare poi a dicembre con l'esperienza che comunque hai fatto ad agosto. Io lo posso dire perché anche noi per 2 anni consecutivi abbiamo fatto la stessa situazione. Pensavamo di aver allestito un organico comunque da playoff proprio l'anno scorso, poi ci siamo accorti invece che qualcosa non ha funzionato, abbiamo rivoluzionato tutto e siamo arrivati comunque settimi, però con un ridimensionamento economico importante. Mario, non ti metto in difficoltà con la storia del calcio a 2 in area di rigore, eh? C'erano le bandiere, ma visto che c'era la bandiera, se vuoi chiedo a Gigi De Lorenzi. Io ho notato una cosa, ho notato che ha appoggiato la palla con la coscia, dopodiché mi è sembrato che il portiere non abbia preso, perché il problema è se il portiere ha preso la palla con la mano, poi dopo l'ha rimessa a terra e l'ha ripreso con la mano. Non mi è sembrato che abbia fatto una cosa del genere, quindi non so se il guardalinee ha potuto vedere un passaggio indietro anziché con la coscia, con il piatto. Perciò insomma, hai visto, abbiamo risolto l'enigma, perché ci siamo trovati a un certo punto nel tuo racconto un calcio a 2 in area di rigore, sì. E non sapevamo per quale motivo. Vabbè, era tutta colpa delle bandiere, no? Ma non lo possiamo dire che è tutta colpa delle bandiere. Non possiamo dire che è tutta colpa delle bandiere. Sentiamo le voci del dopogara. Sì, allora cominciamo da Massimo Pizzulli, moderatamente soddisfatto per la prestazione, anzi soprattutto per la reazione, per come è entrato in campo il Barletta dopo l'intervallo, con grinta, con determinazione, anche con discreta brillantezza atletica. Parla naturalmente anche di mercato, il tecnico di Biancorossi. Per l'attacco l'obiettivo è uno solo, ascoltiamo chi. Alla vigilia ha chiesto una vittoria per riaccendere l'entusiasmo, è soddisfatto al termine di questi 90 minuti? Beh, soddisfatto sì, un po' arrabbiato perché insomma non si può non chiudere la gara dopo che comunque ci avevano puniti, insomma, su questo calcio d'angolo, ma sono contento perché abbiamo giocato una partita contro una squadra ben messa in campo, con dei giocatori di spessore, lì davanti oggi schieravano Trotta e Tedesco, che sono attaccanti che forse anche le squadre che stanno lottando per vincere il campionato desidererebbero, quindi è stato un buon test anche per noi. Avevano chiaramente dei problemi su qualche altra situazione, però devo dire, ho visto un buon Trani. Non era un caso se avevano perso solo 1-0 a Casarano senza questi uomini, e quindi complimenti a loro, complimenti anche a noi, perché dopo l'1-1, nonostante la mazzata, la squadra ha ripreso, penso, a giocare. Nel secondo tempo siamo stati bravi, siamo entrati subito per vincere la partita, abbiamo avuto tantissime occasioni, però dobbiamo imparare a chiuderle, perché
poi diventa difficile. Ottimo sicuramente il secondo tempo del Barletta, l'unico neo, i gol subiti su palla inattiva, era successo domenica scorsa da Vitrana, è successo anche quest'oggi con la Vigor Trani. Sì, è successo, eppure stiamo lavorando su questo, è chiaro che abbiamo perso questo ci è stato fatto questo gol con la tibia. Purtroppo quando arrivano queste palle in aria può scappare pure un'autorete, insomma è chiaro, lavoreremo su questo, però la verità è che insomma in queste quattro partite di campionato siamo riusciti comunque a collezionare 7 punti, mi sembra, che non sono male per una squadra che ha, sappiamo insomma, tutte le difficoltà di organico e di cambiamenti che ci sono, giocatori squalificati, infortunati, quindi fare 7 punti in queste 4 partite è importante, ora dobbiamo cercare di dare continuità a questi risultati. Non guardare la classifica, al di là della posizione non so manco gli risultati, non so nemmeno i risultati degli altri, ma sono contento di questa vittoria. Sì, dobbiamo cercare, sono contento dell'esordio dei nuovi, devo dire che hanno dato un po' di linfa nuova, di freschezza anche mentale, che chiaramente qua c'è un po' di, visto che qua c'era comunque un po' di depressione, tra virgolette. Oggi schieravamo davanti, mi sembra, 95 Lo Russo, 95 Santoro, 95 La Vopa, i tre under, Dentamaro 88, insomma penso che l'età media della squadra si sia un po' abbassata e questo è importante, perché io quando parlo di progetto intendo questo. Speriamo però che arrivi anche qualcuno più di esperienza, che possa dare una mano a questi giovani a crescere, sperando di poter ottenere quest'anno dei risultati importanti, ma comunque di creare un nuovo progetto. Qualcuno d'esperienza? Tipo la Dogana? Vincenzo chiaramente ho tanta stima, insomma, è uno di quelli su cui noi speriamo che possa avvenire qui, ora vedremo, insomma, in questi giorni spero che si sviluppi la cosa, è chiaro, abbiamo bisogno di un giocatore delle sue caratteristiche, penso sia evidente, però stiamo vagliando anche altre situazioni. Allora, a precisa domanda ha quasi risposto sì. Giusto, Mario? Sì, sì, sì. L'obiettivo numero uno per l'attacco del Barletta si chiama Vincenzo Ladogana, che attualmente è un giocatore tesserato col Cerignola. Cerignola che però avrebbe di fatto concluso la trattativa per l'ingaggio di Maurizio Villa, attaccante. L'arrivo di Villa di fatto libererebbe proprio Ladogana, che salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe trasferirsi a Barletta la prossima settimana. Gigi, può essere è l'attaccante secondo te che serve a questo Barletta, Ladogana? Secondo me sì. Un attaccante completo, si muove bene, secondo me con Lo Russo e Sguera formerebbe un bel tridente. A proposito, allora, Mario Bonaccino ha fatto un riferimento, Michele, torno al mercato della Fidelisandia, ha detto la Dogana è attaccante del Cerignola, ma se arriva a Villa ovviamente sarebbe in esubero e deve andare, troverebbe un'altra casa. Prima abbiamo parlato dei desideri della dirigenza e del tecnico della Fidelis in vista del mercato. Uno dei desideri potrebbe essere un attaccante. Il reparto d'attacco per oggi è abbastanza, almeno numericamente, affollato, quello dell'Andria, perché c'è Cianci, c'è Cruz, c'è Fall, c'è Claritz, non so se Valotti lo puoi conteggiare nella lista degli attaccanti. Chi va in esubero se dovesse arrivare un attaccante? Beh, per come sta giocando l'Andria in questo momento, va in esubero Fall, potrebbe andare va in esubero Claritz, va in esubero probabile Valotti, voglio dire, tra questi bisogna scegliere chi va in esubero, le valutazioni. Ne va in esubero uno o due? Ne vanno in esubero uno o due? Forse anche due. Anche due. Forse anche due. Fall è stata una delusione, o meglio, una... ha mancato le attese con il quale era stato... Sì, aveva iniziato bene veramente le prime due gare, non gli si può imputare una mancanza di impegno, però poi ha avuto occasioni che non ha sfruttato fino a quando poi ha un po' fatto innervosire anche quelli che lo dirigono, tant'è vero che è adesso messo un pochino ai margini di quello che Favarin vuole. Guardo le ultime prestazioni, al posto di un attaccante entra Volpicelli, non entra Fall. Valotti è stata, diciamo, è stato il coniglio dal cilindro di Favarin
nella partita col Fondi, perché aveva visto che ci voleva un pizzico di velocità ed è quello che lo ha favorito nel gol. Però diciamo, in una attuale gerarchia di attaccanti, sicuramente avanti ci sono Cruz e c'è anche Cianci. È anche vero che siccome Cianci è di proprietà del Sassuolo, non so, potrebbe aprirsi qualche panorama diverso, però è chiaramente tutto a vantaggio del calciatore. Allora, di Letizia abbiamo detto, è un po' la delusione. Sì. Chi ha deluso fino a questo momento nel Foggia rispetto alle attese della vigilia? Ma sicuramente Chiricò non sta facendo benissimo, ma non andrà sul mercato, così come non sta facendo benissimo Mazza. Io ritengo che Riverola, rispetto a quello della parte dei play-off e del giro di ritorno dello scorso campionato, non stia giocando ai livelli suoi. Questo fa, secondo me, Riverola potrebbe andare via Letizia. E il Foggia sta trattando Galan dal Vicenza, che non sta giocando al Vicenza, tra l'altro lui è foggiano, quindi vorrebbe fare degli investimenti per fare un salto di qualità oggettivo anche in attacco, perché poi sono arrivati, secondo me, anche i dirigenti al punto di dire ce la dobbiamo giocare fino all'ultimo, ma dobbiamo rinforzarlo. E stanno cercando un giocatore che possa fare la differenza, ma che debba integrarsi a campionato in corso. Quindi hanno bisogno di una pedina d'esperienza. E stavano vedendo tra Di Piazza del Vicenza, lo avevano già cercato. Stanno vedendo anche su Evacuo, che non sta giocando a Parma. Però tutti i nomi sono importanti. Sono . Giocatori che devono farti fare il salto di qualità. Tu hai Sarno e hai Mazzeo, che comunque rientrerà, credo, se non a Melfi col Cosenza rientrerà. Quindi comunque due ce li hai. Ti serve il centravanti, perché Mazzeo, più che essere un centravanti, è un esterno. Quindi creare un tridente che possa fare la differenza, perché poi giustamente, come diceva prima Michele, a gennaio si apre il mercato e si apre tutta un'altra situazione. Se sei lì e te la devi giocare per arrivare primo, devi avere la polvere da sparo da poter utilizzare per almeno dire ci ho provato fino all'ultimo, non ci sono riuscito. Poi se ti va bene, comunque sono 2 anni che stai programmando e vai in B, anche perché nessuno lo dice, perché comunque fanno tutti gli scaramantici, però di fatto secondo me Foggia, Lecce, Matera con la storia a 10 posti stanno già nei playoff, quindi è un discorso anche come ci arrivi, come affrontarli. È vero che l'anno scorso si è arrivato con un organico che era la metà di quello di quest'anno e ti sei giocato la finale senza i centrali titolari, con gli attaccanti che erano arrivati qua alla canna del gas. Quindi la rosa ampia ti permette anche di ragionare in questa situazione, perché non è che vince solo la prima, poi c'è questo torneo nuovo che hanno inventato, dove bisogna vedere chi ci arriva e come ci arriva. Ma io penso che società come Foggia, Lecce, forse anche il Matera, in fondo, puntino al primo posto, soprattutto al primo posto, perché poi la stagione può sfuggirti di mano, e se ti sfugge di mano dopo aver fatto investimenti importanti può andare bene il primo anno, può andare bene il secondo anno, però poi alla lunga la paghi. Questo può valere anche per il Foggia, che già l'anno scorso aveva investito tanto sulla squadra di De Zerbi e poi alla fine si è ritrovata insomma con un pugno di mosche. Anche quest'anno sento parlare, questi nomi costano, cioè, ma il Foggia ha degli introiti che probabilmente spende quanto spende il Catania, non ha una sul merchandising, credo che sia la prima
l'unica ad avere due store di proprietà, ad avere un introito dal pubblico, perché è vero che ha meno abbonati rispetto a Lecce, però i prezzi che ha fatto il Lecce sono più alti a Foggia, mentre a Lecce i prezzi sono popolari. No, hanno fatto loro avevano il discorso del chi era abbonato poteva abbonarsi a 50 euro. Foggia ha fatto tutta una... ci sono degli introiti che si aggirano tra sponsor e sponsor di maglie e tutto il resto, che è quasi metà del budget di quello che spendo. Vi fermo perché con le immagini di Altamura Unione Calcio Biceglie restiamo al campionato d'eccellenza. Andiamo all'ultima pausa, al rientro dobbiamo sentire le altre voci del dopogara di Barletta Vigortrani, le pagelle, la finestra sugli altri sport. Oggi so che è proprio una semplice persiana. Eh sì, dico una persiana, perché solitamente le finestre poi diventano balconi con l'atletica. Poi mi informo qualche volta con voce tamburello, no? Fermati. E poi ovviamente le riflessioni finali su questa giornata calcistica. Allora, Altamura nel calcio Biceglie, poi linea alla regia e poi torniamo con Svevo Sport. Altamura batte Biceglie 3-0, massimo risultato con il minimo sforzo, nonostante dopo 19 minuti Gennaro Di Maio sia costretto a rinunciare a Logrieco e Montrone, usciti per infortunio. Due sostituzioni forzate, le uniche brutte notizie di un pomeriggio a forti tinte biancorosse. Al Tonino D'Angelo, nel dolcissimo derby dell'eccellenza pugliese fra le sise delle monache di Altamura e i sospiri di Biceglie, i padroni di casa perdono subito Logrieco dopo 9 minuti e Montrone dopo 19, egregiamente sostituiti da Lede e Natale. In mezzo al campo, dove non ci sono neppure Fiorentino e Di Benedetto, ci pensa lo statuario Montemurro a distribuire gioco e assist. Dai suoi piedi parte una conclusione che beffa Lullo e vale il vantaggio dopo 26 minuti di gioco. Prima del riposo arriva anche un'occasione che l'Altamura concede al Biceglie, irriconoscibile, seppur privo di sei pedini tra squalificati e partenti, rispetto a quello che ha eliminato Bitonto e Barletta in Coppa. Dattoli si incune in area, la difesa si addormenta, la capocciata di Asselti termina incredibilmente fuori. Mani tra i capelli per Gino Zinfollino, pericolo scampato per l'Altamura, in vantaggio 1-0 al 45esimo. La ripresa, dopo la mancata presa alta di Keita su cross di Vitale e il destro fuori misura di Rana, prosegue al 32esimo con il secondo gol dell'Altamura, che arriva per la maldestra uscita di Lullo, anticipato da Rana, che butta in rete un pallone servitogli da Lede. La resistenza del Biceglie termina qui, mentre l'Altamura cerca ed ottiene il tris al 44esimo col venezuelano Fernandez, splendidamente ispirato da Di Senso. Vince l'Altamura 3-0, che resta imbattuta al terzo posto e a 3 punti dal Bitonto. È il derby dei sospiri e dolcissimo solo per lei. Ultima parte di Sveva Sport, ci facciamo stare tante cose, tra le interviste del dopogala di Vigortrani, le pagelle, ma anche insomma la proiezione al turno di martedì di Lega Pro, non prima però di aver chiesto a Gigi De Lorenzi su una valutazione su Altamura e Unione Calcio Biceglie. L'Altamura continua a essere appunto nel gruppo delle tre sorelle del campionato d'eccellenza, l'Unione Calcio va a corrente alternata, non è riuscito a trovare il passo definitivo. Sì, infatti hanno conquistato una finale, voglio dire, storica, giocheranno contro l'Altamura la finale di Coppa. Effettivamente in campionato stanno alternando un po' le varie prestazioni, poi in settimana sono andati via anche un paio di giocatori importanti, Anglani e Serri, e quindi bisogna capire anche in questo mercato che è già partito, se intendono rafforzarsi per poter puntare anche, a parte il discorso della Coppa, ma anche a una posizione di playoff, oppure rimangono così come sono e poi se la giocano tutto in Coppa, insomma. Ma anche per giocarsela tutta in Coppa, comunque probabilmente qualche puntello lo devi prendere. Sicuramente, anche perché, ripeto, giocano con l'Altamura, che sicuramente anche loro penso che si rinforzeranno, anche se sono già forti così come sono, e quindi è chiaro che bisogna capire in questi giorni che cosa accadrà. Mario, le voci del dopogara di Barletta Vigortrani, dobbiamo sentire il tecnico della Vigor.
Esattamente, le parole di Giacomo Petinicchio, molto lucido, onesto nell'analisi della partita, ha messo il calo fisico della sua squadra nell'ultimo quarto di gara, ma molto fiducioso proprio in proiezione futura. Ascoltiamo Petinicchio. Partita equilibrata, mister, sino a quando il Trani ha avuto benzina nelle gambe, poi che cosa è successo? È successo che noi non abbiamo i 90 minuti nelle gambe, no? È una squadra questa che si sta formando pian pianino, abbiamo ancora gente che non ha una condizione fisica ottimale e quindi soffriamo un po' nella parte finale, ma è successo già anche in altre partite. E poi abbiamo avuto oggi due infortuni che hanno obbligato un po' due cambi, quello di Urlo e quello di Dell'Oglio, e due ragazzi in questo momento fondamentali per quello che è l'assetto che abbiamo, ripeto, in questo momento, e quindi abbiamo perso un po' di distanze, abbiamo un po' sofferto queste ripartenze del Barletta che alla fine poteva trovare un altro gol. Note positive, note negative al termine di questi 90 minuti? Ma le note positive è che qualcosa in più cominciamo a farlo, abbiamo più peso in avanti grazie a Trotta e a Tedesco. È logico che dobbiamo andare a completare quella che è la rosa della nostra squadra, stiamo lavorando proprio per questo, e sicuramente ci saranno altri arrivi perché noi abbiamo l'obbligo di salvare il Trani. Serve un rendimento almeno da playoff per provare a salvare la Vigor Trani nel campionato di eccellenza, è fiducioso? Sono fiducioso, ecco perché sono tornato a Trani, proprio perché ritengo che è un obiettivo difficile da raggiungere, ma con la voglia della società, con il sacrificio di tutti quanti noi, sono convinto che noi possiamo arrivare ad ottenere questa salvezza. Il nostro obiettivo è quello di arrivare l'ultima giornata dei play-out e in quella giornata ottenere la salvezza. Firmerebbe in questo momento per un piazzamento play-out? Ma in questo momento sì, ma io sono convinto che per come ci stiamo muovendo sul mercato, che forse qualche cosa in più riusciremo anche a farlo. Sarà il play-out l'obiettivo principale o con la classifica che non si muove tantissimo nella parte bassa potrebbe esserci il miracolo sportivo della Vigor? Beh, il miracolo sportivo significherebbe che devono incominciare a vincere da domenica e fare almeno 6-7 vittorie consecutive. Non è semplice perché poi chiaramente quando scendi in campo e sai che ogni partita la devi necessariamente vincere, devi fare punti, è chiaro che subentra anche un po' di nervosismo e subentra anche la possibile consapevolezza di non farcela. Quindi secondo me devono fondamentalmente puntare ai play-out, poi dopo se saranno bravi a riuscire a fare un filotto di risultati positivi e vittorie, perché no, anche perché lì dietro non stanno correndo tanto, quindi Molfetta, Vetrana e la Staranto sono più o meno, loro hanno un distacco di 7-8 punti, insomma, che voglio dire, possono essere anche recuperati, però è chiaro che non c'è tempo da dover perdere, quindi come diceva il mister, loro stanno adesso giornata dopo giornata stanno assemblando un organico nuovo, però è chiaro che occorre anche fare in fretta. Mario, qualche operazione possibile di mercato della Vigor Trani, poi le pagelle di Barletta Vigor. Sì, sì, allora cominciamo dal mercato, allora, tante novità già nella formazione di oggi per quanto concerne il Trani, altre novità arriveranno già la prossima settimana, sarebbero molto vicini gli ingaggi del difensore Matteo Colangione, del centrocampista Antonio Dall'Occo e degli attaccanti Gigi La Salandra e Vincenzo Gadaleta, Trani insomma che vuole rinforzare a dovere l'organico perché per salvarsi di fatto deve correre tanto, deve avere un rendimento da playoff se non addirittura qualcosa in più. Per quanto riguarda il più e il meno invece per il Barletta, premio come migliore Giovanni Lo Russo, autore di una doppietta decisiva quest'oggi, terzo gol, tre gol realizzati con la maglia del Barletta in questo campionato, lui che è arrivato a stagione in corso, tra l'altro era reduce da un lunghissimo stop con infortunio, sicuramente da un infortunio, sicuramente questo Lo Russo può dare moltissimo al Barletta. Il meno invece va al terzino Lisi che ha perso insicuro in qualche circostanza, molto buona anche la prova di La Voppa che era all'esordio oggi con la maglia del Barletta. Per quanto riguarda la Vigor Trani, non positive le prestazioni dei due attaccanti, Trotta e
Tedesco, sono giocatori sicuramente molto importanti per la categoria e sicuramente dovranno dare un contributo notevole in termini di fatturato realizzativo per la salvezza della Vigor Trani. Il più invece va a Saverio Di Candia, un ex della partita, Di Candia che è stato molto bravo nel finale a tenere di fatto il Trani in partita sino al termine. Si dice in questi casi può essere un esame di maturità o, come la definisco io, una bella interrogazione impegnativa quella della Fidelis martedì in casa con la Juve Stabia? Può essere la conferma di questo buon momento e può essere una grossa possibilità di sfruttare questa situazione, perché io ho visto un po' di partita, anche un po' di Juve Stabia Francavilla, insomma è vero che la Juve Stabia ha vinto, però il Francavilla ha avuto tante opportunità per pareggiare, quindi non ha demeritato, ha costruito il Francavilla qualcosa come 4-5 palle gol, cosa che invece non era riuscito a fare qui ad Andria la settimana precedente, quindi insomma è una partita che in approccio può essere tentata positivamente da parte della Fidelis Andria, che recupererà una pedina in difesa, che ha calciatori in buona condizione fisica, che avrà dalla sua, presumo, il pubblico che comunque dovrebbe essere stato galvanizzato da questo successo in trasferta e dagli 8 risultati utili consecutivi. E poi il calendario è diciamo terribile se lo si guarda valutando proprio gli avversari che si avrà di fronte, ma è anche molto affascinante perché l'Andria giocherà adesso in casa con la Juve Stabia, poi andrà a Reggio Calabria, poi avrà in casa il Lecce, ancora in casa il Foggia, quindi un momento straordinario che potrebbe essere sfruttato alla grande con queste 3 gare in casa dal fascino incredibile. Ed è la partita che potrebbe cancellare quella di martedì per il Foggia, il momento un po' opaco? La vittoria potrebbe cancellare il momento, sì, cioè, però... perché questa squadra non perde, non sa vincere però, quindi il limite è dato dal fatto, secondo me non cambia molto perché Mazzeo lo recuperi probabilmente a Melfi sabato prossimo, quindi... Martedì invece martedì non gioca neanche Padovan, che no, dico l'avversario di martedì è il Fondi che ha perso con l'Andria, quindi comunque verrà, credo, come tutte le squadre tranne la Casertana, è stata l'unica a non chiudersi allo Zaccheria, a giocarsela a viso aperto, però c'è qualche problema il Foggia in attacco e non è un caso che abbia segnato col contagocce. Di quelle che stanno su è quella che ha segnato meno, quindi è anche quella che ha subito meno, quindi bisogna, per il tecnico deve arrivare al 29 di dicembre e deve arrivare provando a vincere quante più partite possibili, considerando che la sfida più difficile che è il Foggia di qui fino a dicembre è proprio quella di Andria, perché sulla carta c'è il Fondi in casa, poi c'è il Melfi in trasferta, il Cosenza di nuovo in casa, poi c'è l'Andria e poi chiuderà con il Siracusa in casa, quindi di fatto non ha un calendario impossibile. Invece il Lecce qualcosina di più difficile ce l'ha, così come ce l'ha Juve Stabia, così come ce l'hanno le altre concorrenti, così come ce l'ha il Matera, quindi il campionato è ancora aperto e non siamo ancora neanche alla fine del girone d'andata. Finestra rapidissima, Mario, sul calcio a 5. Sì, per parlare del successo di misura 4-3 del Cristian Barletta contro il Metta nell'undicesimo appuntamento del campionato di A2, Cristian che torna a vincere dopo 2 sconfitte esterne consecutive, Cristian che resta in corsa per un piazzamento nella Final 8 di Coppa Italia di A2, competizione riservata alle prime 4 squadre di ogni girone. Al termine del girone d'andata, le immagini di Cristian Barletta a Meta. Tu
tutta un'altra storia, non nella forma ma nella sostanza. Il risultato 4-3 è lo stesso delle ultime settimane, ma gli umori e le sensazioni sono totalmente differenti rispetto alle trasferte di Augusta e Noicattaro. Il Cristian Barletta torna a vincere nel campionato di Serie 2 dopo due sconfitte esterne consecutive. Batte di misura il Metal Pala di sfida Mario Borgia, brinda la conquista di 6 punti in 2 giorni, compresi 3 assegnati dal giudice sportivo per il ricorso vinto con il San Michele, e resta perfettamente in corsa per la qualificazione alla Final 8 di Coppa Italia di A2, riservata alle prime 4 squadre dei raggruppamenti al termine del girone d'andata. Miglior inizio del mese di dicembre, insomma, non poteva proprio esserci per i biancorossi di Antonio D'Azzaro. Gara decisamente dai due volti, i padroni di casa dominano la scena nel primo tempo, gli ospiti sfiorano la clamorosa rimonta del finale. Il quintetto barlettano, dopo una leggera supremazia territoriale, spezza l'equilibrio a metà frazione. Nenè fa il rifinitore, Iglesias completa l'opera con il guizzo che vale l'1-0, ritorno con gol dunque per il giocatore spagnolo, già protagonista nella passata stagione con la maglia del Cristian ed ingaggiato proprio a 2 giorni dalla sfida con i siciliani. Il vantaggio mette le ali ai biancorossi, che provano a sfruttare l'onda positiva e il momento di sbandamento degli ospiti. Un minuto dopo infatti è già raddoppio, Iglesias questa volta indossa i panni dell'assistman, Moyo non perdona con il destro, 2-0, momento devastante del Cristian. Garrote si iscrive alla partita con un colpo di rara bellezza e meravigliosa precisione che fissa il punteggio sul 3-0. Lo spagnolo numero 10 dei biancorossi poi chiude il poker sul calcio di punizione, sorprendendo con astuzia Tornatore. 4-0 Barletta dunque all'intervallo. Gara finita? Decisamente no. Il quintetto di D'Azzaro fallisce il colpo del KO in apertura di ripresa con Muoio. Capa invece sorprende così Filò e dà un senso alla partita del Meta. I siciliani tornano a crederci, lo stesso Capa impegna il portiere del Cristian. Garrote invece dalla parte opposta non sa incidere con il destro. L'estremo italo-brasiliano dei biancorossi poi replica egregiamente due volte allo scatenato Sceleschi, il migliore dei suoi. Dalla parte opposta dell'olio su torre aerea di Muoio non riesce a mettere il punto esclamativo sulla vittoria di Pugliesi. Il Meta resta così in partita e rischia il full power colpendo addirittura due volte in un minuto con Sceleschi, che prima riporta la sua squadra in scia, poi addirittura almeno uno. Inerzia della contesa totalmente stravolta. Il Cristian trema, Filò con l'ausilio della traversa nega a Vega la gioia di un pareggio che avrebbe avuto del clamoroso. I biancorossi poi resistono sino al termine con grande carattere e possono a fine gara festeggiare il ritorno al successo insieme ai propri sostenitori. La vittoria è strameritata, poi una gara si valuta sotto tutti i vari aspetti. Bisogna tenere conto che oggi i ragazzi hanno subito chiuso la pratica nel primo tempo. E nel secondo tempo non è facile poi saper gestire il risultato così ampio e così scontato. Poi c'è stato il ritorno degli avversari, favorito forse anche da qualche errore e ingenuità che noi abbiamo commesso col portiere di movimento. Forse sul 4-0 e 4-1 potevamo chiudere la partita, abbiamo avuto tante occasioni e là non siamo stati bravi a farci, diciamo, a dire la nostra, però l'importante era fare il risultato, uscire da un periodo, diciamo, oscuro. L'abbiamo fatto, penso, con ampio merito. Allora Mario, eccellenza di Puglia, li conosciamo gli ospiti di domani pomeriggio? Sì. Ah vabbè, Martucci battuto 2-0, sì. In questo caso netto. Giovanni Albanese, centrocampista del Cerignola, Gigi Monopoli, difensore del Barletta, Saverio Di Candia, portiere della Vigortrave. E allora, questo è il programma di domani, dalle 15 in diretta. Ricordiamo la possibilità di intervenire sia su Facebook sia in diretta telefonica. Certo. E allora, appuntamento domani con Eccellenza di Puglia. Nel frattempo mi sono informato sulla sconfitta al tie-break della Pallavolo Molfetta in casa con il Trento. Molfetta che prende un punto, ma sinceramente non so, questo lo racconteremo domani, se è qualificata nelle 10 che vanno alla Coppa Italia di pallavolo. Grazie Mario, grazie per grazie il tuo a voi. Lavoro e per il tuo contributo. Gli appuntamenti con il nostro palinsesto sportivo prima dei saluti. Dopo di noi la telecronaca di Altamura Unione Calcio Biceglie per il campionato d'eccellenza, poi Sveva Sport Notte, risultati e servizi del fine settimana calcistico con le voci del dopogara, anche quelle che non vi abbiamo proposto in questo appuntamento. Domani i due appuntamenti tradizionali, alle 15 Eccellenza di Puglia, alle 21 Pane Amore e Fidelis. Martedì 20:45 appuntamento con la Pallavolo Exprimia Molfetta Trento per il campionato di Superlega, era l'ultima giornata del girone d'andata.
Grazie a Michele Zito, a Gigi De Lorenzis, a Emanuele Lo Sapio, lo ritroviamo domenica prossima, lo abbiamo già detto, adesso siamo tranquilli. Grazie ovviamente a tutti i colleghi giornalisti e tecnici che hanno lavorato sui campi e in redazione, i colleghi della regia dell'emissione, voi da casa che ci seguite numerosi anche attraverso il nostro profilo Facebook. Ci ritroviamo domenica prossima con Sveva Sport, l'orario lo conoscete, però non perdete gli appuntamenti in settimana con i nostri telegiornali, perché c'è il turno infrasettimanale martedì di Lega Pro e giovedì il turno infrasettimanale di Serie D e di Eccellenza che vi racconteremo. Grazie ancora, buonanotte e arrivederci.